Ragazzi, un mega applauso per The Cringe Guy, That Cringe Guy da Reddit, perché ha fatto una scoperta fantastica, ragazzi. Ha fatto una scoperta fantastica che adesso vi porto qua in questo video, direttamente sul mio iPad Air 2. Raga, per questo video devo praticamente utilizzare un dispositivo che giri Fortnite, quindi su mobile, a qualità bassa, ok? In poche parole deve fare schifo. Perché questo? Perché solo con la qualità bassa si riesce a vedere il prato. In poche parole, raga, possiamo vedere tramite l'erba alta con la qualità bassa su Fortnite Mobile il punto in cui si formerà la runa, le prossime rune. Allora, quante ne mancano adesso di rune? Ne mancano 4. E adesso andiamo insieme a svelare tutte le posizioni precise. Siete pronti, raga? Un bel like, raga, per questo video mega potente di oggi, ok? Andiamo in game, parco giochi sul mio iPad Air 2, signori. Seguiamo la mappa, tra l'altro, e adesso andiamo alla runa numero 4 insieme. Via, signori. Vediamo un po'. Vi faccio vedere tutto quanto in diretta, signori. Ok, la quarta runa. Adesso andiamo al punto preciso, raga. Quindi vedremo insieme esattamente il punto. Quindi guarderemo per terra dove si formerà la quarta runa. Sono in parco giochi, quindi gli altri non dovrebbero disturbarmi. Potevo fare... Mamma mia, quanto è lungo! Andiamo subito a lungo, ma... Diciamo che questa è la parte 2 del video di stamattina, in cui vi ho parlato appunto di questo errore di texture per scoprire le rune, però non vi ho fatto vedere niente in game. E raga, ci andiamo esattamente in questa clip di oggi. Allora, a sud di Corso Commercio, ok? Adesso andiamo al punto super super preciso. Dovrebbe essere dove sta la stradina, quindi vediamo se riesco a beccare il punto giusto. Allora, magari se zoomo così. Ok, dovrebbe essere tipo qua, raga. Da queste parti. Adesso vi faccio vedere anche le impostazioni del mio iPad. Tra l'altro, prima ho fatto una bella vittoria reale sul mio account Instagram, raga. Ho messo nelle storie un bel 10 kill prima di registrare. E vittoria reale su mobile, sull'iPad. Prossimamente arriva, raga, un altro video su OnePlus 6 con la qualità molto più alta, ma per questo video serviva per forza. Serviva per forza una qualità veramente bassissima, perché ho aperto il lama, non fa niente. Allora, raga, guardate un po'. Le impostazioni in questo momento stanno a 30 fps, lo passiamo anche a 20 e qualità basso. Applica, andiamo indietro. Ok, adesso non c'è... Raga, già trovato. Raga, già trovato, ditemi se riuscite a vederlo. Guardate un po', raga, guardate un po'. Allora, tutta l'erba attorno è piatta. Su mobile è tutto piatto, ma guardate questo punto. Guardate, l'erba è alta e va a formare praticamente un cubo. Ragazzi, questo è il punto precisissimo. Adesso andremo a vedere anche gli altri tre, in cui avremo la quarta runa. Non possiamo ovviamente vedere il simbolo, ma ragazzi, eccolo qua. Vediamo se faccio una costruzione così, un po' più altina, se riusciamo a capire da sopra se effettivamente è un cubo cubo preciso oppure no. Tipo, mi metto di qua. No, è complicato da vedere, ragazzi. In realtà è un po' complicato, si vede meglio dal basso. Ok, raga, ci siamo. Guardate, eccoci qua. Erba alta, erba bassa, come tutta la mappa. Erba alta, erba bassa. Qui, ragazzi, praticamente si formerà la quarta runa. Guardate il cubo, questo qua al lato. Questo qui all'altro lato. Un altro lato di qua così. E poi tutto di qua così. Perfetto, quarta runa trovata. Andiamo direttamente alla quinta, rimaniamo in game. Ok, ragazzi, direi di andare adesso a Bosco Blaterante, perché lì ci sta la quinta runa, ragazzuoli, no? Andiamo insieme. Intanto colgo l'occasione per allenarmi un po' con la costruzione. Ok, ci facciamo una kill, boom, così, e andiamo, raga, direttamente a Bosco. Via Bosco, volando, svolazzando, raga, come aquile. Attenzione, vediamo che qua il punto preciso della quinta runa. Poi vedremo la sesta e la settima insieme. E poi arriveremo, raga, giusto per verificare tutto quanto che sia corretto e tutto giusto. Andiamo adesso a Bosco e dopo controlleremo, dopo la settima, verso Loot Lake, ok? Vediamo se la fase finale sarà veramente verso spawn del saccheggio, anche se non sono sicuro che possiamo già verificare sta cosa da adesso, la fase finale. Quindi, ragazzi, adesso ci proviamo un attimo insieme, per questo video di oggi. Allora, vediamo se effettivamente è questa la zona. Dite che questa dovrebbe essere questa la zona, raga, perché qui c'è il prato alzato. Eh sì. Raga, questa è la quinta posizione per la quinta runa. Yes, raga, sì, è quella. È quella per forza.
perché non ne abbiamo altre. Vorremmo verificare anche la sesta luna se solamente questi piccoli ceppi di erba li abbiamo anche di là oppure no. Ok, perfetto. Ragazzi, vamonos alla sesta luna, che si trova a sud praticamente di Passatempi Pomposi. Quindi, let's go. Vi ricordo, raga, che sto usando i 30 fps. Ok, che bello il lag dopo l'ultima patch. Wow, bellissimo sto lag. Raga, ditemi anche voi se dopo questa ultima patch lagga un botto oppure no. Boom. Ragazzi, via verso sud di Passatempi Pomposi. Easy, raga, easy, easy, easy. Magari facciamo così. Dovrebbe essere da questa parte. Dai, su. Ok, perfetto. Ragazzi, verso Passatempi Pomposi. Giriamo a sinistra in questo modo. Ok, perfetto. Vediamo, ragazzi, effettivamente c'è anche lì la zona con l'erbetta più alta per la runa in anteprima, raga. Non so quanto ancora manca per la quarta runa, però ci dovremmo essere quasi. Tra l'altro, raga, tutto ciò che vi sto facendo vedere riguarda sempre quel famoso evento, ormai lo sapete benissimo anche voi perché vi tengo sempre aggiornati. Dovrebbe trattarsi dell'evento di attivazione di questo cubo, l'evento finale, che sarà appunto per la season 6. Tutto ciò, ragazzi, è per la season numero 6, ok? Vediamo cosa succederà, tra l'altro, domani c'è la patch, mi raccomando, non mancate, ragazzi, si vede già da lontanissimo. Guardate un po', così lo vedo anche io a schermo, guardate così lo vedo anche io a schermo. Ragazzi, l'erbetta è più alta, questa è la zona per... Devo farlo vedere bene, ok? Si vede benissimo. Questa è la zona, raga, per la prossima runa, quindi ci siamo. Fin qua ci siamo. Adesso andiamo a vedere, non si sa chiaramente quale sarà il simbolo, dove sta Parco Pacifico. Quindi vediamo il punto giusto, così non sbaglio. Tutto in diretta, ragazzuoli. E andiamo esattamente qui da questa parte. Esattamente qui. Quindi vamonos di nuovo. Datemi un po' di legna, please, Fortnite. Allora, raga, provate anche voi magari, Ditemi se riuscite anche voi nei commenti qua sotto. Verso sud di Parco Pacifico, ragazzi. Quindi giriamo a sinistra, c'è il punto rosso, perfetto. Raga, mi sa che veramente va a rispondere il saccheggio, La teoria, raga, sta avanzando a seconda dei piani del web. Sponde del saccheggio. Cosa succederà mai con questo cubo a sponde del saccheggio? Ragazzi, preparatevi perché sarà un evento unico. Sarà un evento unico e spero davvero di riuscire a portarvelo in live. Ragazzi, domani mi raccomando, dovrei riuscire a fare lo streaming della patch. Dovrei riuscirci, quindi vi terrò aggiornati magari anche sul mio account Instagram. Mi raccomando, seguitemi, raga, perché spesso pubblico delle novità importanti per il canale. Raga, ciao Lama, tutto bene? Sì, dai, anche io. Andiamo, ragazzi, dove ci sta l'erbetta alta. Vediamo se riusciamo a trovarlo insieme, Eccolo qua, eccolo qua. Ragazzi, settima ed ultima runa esattamente in questo punto. Detto questo, raga, che cosa succederà adesso con le prossime rune? Come funzionerà esattamente? Allora, siamo in questo punto e dunque significa che siamo al termine. Ma, in questa maniera dovrebbe poi farsi tutto sto viaggetto verso sponde del saccheggio e buttarsi lì in acqua. Secondo me, raga, non ci sarà più quel lago, secondo me. Facciamo una cosa, ragazzuoli, andiamo verso sponde, facendo un po', o meglio, simulando la traiettoria che potrebbe fare effettivamente questo cubo. Farebbe esattamente come sto facendo in questo momento, farebbe tutti questi passi verso sponde, direttamente verso l'acqua. E tra l'altro vediamo se nell'acqua c'è qualcosa, con la qualità bassa, no? Controlliamo quest'ultima cosa insieme, vamonos, ragazzuoli, insieme. Ok, intanto qua non vedo più niente di rialzato a terra, quindi questo mi indica, mi conferma ancora che quella era l'ultima runa. La settima, ragazzi. Andrà così, poi scenderà questa piccola stradina. Mi sembra una traiettoria fattibile, raga. Mi sembra una traiettoria fattibile per un cubo, Per l'avanzamento di quel cubo mi sembra un'ottima strada. Boom, così. Rotolerà verso il basso. Chissà se magari dopo la settima attivazione, dopo la settima runa, scivolerà, tra l'altro. Girerà di continuo, senza che passino 53 o 50 minuti tra un passo e l'altro. Ragazzi, va così. Scende giù, va qua al centro e va dritto, raga, verso l'acqua. Boom. Questo, raga, secondo me è una buona teoria. Vado qui, però chiaramente non possiamo vedere chissà che cosa. Provo a guardare sott'acqua, ma non credo, raga. Provo a guardare sott'acqua, ma non credo.
No. No, 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 non si vede niente, raga, non si vede niente. Prova ad andare verso dove ci stava il, quella famosa texture. Vi ricordate? Vediamo che succede. Vediamo che succede, vediamo che succede. Intanto io abbasso, non so mai che ci sia qualcosa qui. No, non ci sta niente. Nope. Ok. Ok, dovremmo esserci quasi, raga, dovremmo esserci quasi. La texture stava praticamente qua. Vediamo, no, no, raga, è impossibile. È impossibile. La qualità non me lo permette, non c'è niente. Anzi, o meglio, o la qualità non me lo permette, oppure effettivamente non c'è ancora niente. Niente, raga. Abbiamo scoperto l'esatta posizione delle prossime 4 rune. Oh yeah. Bene. Adesso, raga, non ci resta che aspettare e vedere se la quarta runa veramente sarà nella posizione che vi ho fatto vedere all'inizio. Raga, grazie per la visione. Big pollice su, raga, per questo super video. Mi raccomando, guardatevi anche quello di stamattina qua sopra nella scheda cliccabile, e quelli di ieri sempre qua sopra. Ci vediamo, raga, domani con la patch e la nuova modalità Fuga e High Stakes. Ciao.